Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Oggi parleremo di Nostradamus e faremo un'indagine approfondita di uno dei personaggi più emblematici e misteriosi, l'Anticristo. La figura dell'Anticristo accompagna da due millenni la storia dell'Occidente e non solo nel mondo cristiano, giacché è presente anche in quello musulmano. Persino ai nostri giorni, in un tempo in cui le credenze religiose tradizionali sono in larga misura tramontate, essa continua ad agire nel profondo dell'immaginario collettivo, come dimostrato dalla sua continua ricorrenza nella letteratura, nel cinema, nei fumetti e nel web. Nostradamus previde non uno, ma tre anticristi. Ognuno di loro sarebbe stato responsabile di far fare all'umanità un passo avanti verso la completa distruzione del mondo. Nostradamus si diede molto da fare per smascherare i nomi dei suoi tre candidati per l'Anticristo in anagrammi in codice, per proteggere gli innocenti da coloro che in futuro avrebbero potuto riconoscersi nelle sue profezie e fare di peggio. C'è una delle sue tante profezie che nessuno è riuscito fino ad oggi a capire il suo significato e che ha portato molti ricercatori a spremersi le meningi facendo interpretazioni come il famoso Fontbrun, uno dei più noti interpreti di Nostradamus. Ti leggerò di che cosa si tratta. Se sei appassionato di Nostradamus, sai sicuramente, appunto come detto in precedenza, che ha citato nei suoi scritti tre anticristi e che l'ultimo di tutti, il terzo anticristo, è quello che distruggerà l'umanità, o almeno l'umanità che conosciamo. Passiamo direttamente a leggere qual è la profezia in questione. Questa appare nella centuria numero 2, quartina 62, che dice: Mabus poetosto allora morirà. Verrà da gente ed animale un'orribile disfatta, poi improvvisamente si vedrà la vendetta, 100 mani, sete, fame, quando comparirà la cometa. Nostradamus dice chiaramente il nome del terzo anticristo, Mabus. Ma chi è questo Mabus? È una persona, un leader politico o un leader religioso? A quanto pare non è comunque colui che decide o promuove l'olocausto finale, ma deve morire perché ciò accada. Mabus, poetosto, allora morirà, verrà da gente ed animale un'orribile disfatta. Chi potrebbe essere Mabus? Questa è la domanda che è stata fatta per molti secoli. I ricercatori, negli ultimi 20-30 anni, ipotizzano che potrebbe essere qualche leader iracheno che dovrebbe favorire un'insurrezione con lo scopo di creare uno stato islamico fondamentalista. In tutti questi decenni è stato proposto che Mabus poteva essere Saddam Hussein o Osama Bin Laden, il leader palestinese Mahmoud Abbas, oppure Khomeini, o Muhammad Bakir Aim, o Mullah Muhammad Omar, il capo dei talebani dell'Afghanistan. Altri hanno detto Nicolas Maduro e altri ancora hanno persino detto Barack Obama, il famoso ex presidente degli Stati Uniti. Quello che è sicuro è che troviamo un personaggio che letteralmente e senza acronimi si chiama Mabus. Durante la presidenza di Obama ha attirato molta attenzione chi occupava una posizione militare molto importante, in particolare la carica di segretario della Marina degli Stati Uniti, e si chiamava Rai Mabus. Molti ricercatori lo hanno indicato come l'anticristo, ma quest'uomo non ha scatenato nessuna fine dei tempi. Era un uomo che occupava una posizione che in caso di guerra era in grado di dare l'ordine sia di attacco che schieramento dello scudo antimissile. Ma questo Mabus già è in pensione e ha 76 anni. Però Nostradamus dice molto chiaramente che il disastro avverrà dopo la morte di questo personaggio Mabus, ed è allora che inizierà una guerra basata sulla vendetta. Con la morte di Mabus, un paese o un personaggio decide di vendicarsi e reagire, e lì si presuppone che quest'uomo è stato ucciso, perché appunto si parla di vendetta. Quindi questo Rai Mabus è da escludere. Questa vendetta causerebbe una possibile terza guerra mondiale, e poi finisce facendo presente che tutto ciò accadrà con il passaggio di una cometa nel cielo come segno. Ora, pensiamo per un attimo che questo Mabus non sia un uomo, né un politico, né un militare, né un religioso. E se invece fosse un luogo? Sì, proprio una regione geografica. Esiste un punto che si chiama Punta Mabus, un punto nella costa dell'Antartide, a sud delle isole Ashwell. Wikipedia su questo luogo dice: La punta è stata intitolata dal Comitato Consultivo dei Nomi Antartici al tenente comandante Howard W. Mabus,
ufficiale esecutivo della rompighiaccio Edisto della Marina statunitense, che ha avuto un ruolo determinante nel favorire uno stretto supporto alle parti dell'operazione Windmill della Marina statunitense nella creazione di stazioni di controllo astronomico lungo questa costa. Punta Mabuse divenne successivamente il sito della stazione scientifica sovietica Mirny. Avete notato? Prima di nominare il segretario della Marina Ray Mabuse, si scopre che c'era un altro Mabuse, che si è scoperto essere un altro tenente comandante, e questo chiamato Howard W. Mabuse. Molto strano, ci sono molte coincidenze. E non solo, è anche strano che questo luogo si trova in un luogo così emblematico come l'Antartide, e ora è una stazione scientifica russa e si chiama Mirny. Indaghiamo un po' di più su Wikipedia. Leggiamo che la base fu aperta dai sovietici il 13 febbraio 1956 ed era il punto di gestione di tutte le stazioni antartiche. Ospita più di 169 persone e 30 edifici. Potete vedere le immagini. In inverno ci sono circa 60 scienziati e tecnici. Mabuse è questa stazione russa che forse verrà distrutta e lì si scatenerà il caos. Ricordiamo la quartina. Mabuse, poi tosto, allora morirà. Se andiamo al sillabario sumerico, la parola esiste. Se dividiamo la parola, ma in sumero significa collocare, trasportare, mentre bu significa luce, energia, quindi collocare la luce o trasportare la luce in un altro luogo. Questo mi porta a pensare cosa viene realmente fatto in questa stazione russa. Vediamo cosa dice Wikipedia a proposito. I campi di ricerca sono la sismologia, glaciologia, meteorologia, l'osservazione polare della luce, la radiazione cosmica e la biologia marina. Forse Nostradamus non si rivolgeva ad un leader, ma a un luogo, e questo luogo potrebbe essere Punta Mabuse. E in questa stazione si sviluppa qualcosa di decisivo per l'umanità. Non so se sono solo coincidenze, ma sicuramente è qualcosa che fa riflettere. Mabuse resta un mistero. Ci sarà davvero un terzo anticristo? Vi lascio con questa domanda e i vostri commenti. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci sentiamo alla prossima.